Ciao a tutti, bentornati sul canale AmoGliItaliani.l'ex dama di Uomini e Donne ha lasciato il web di stucco. Le sue parole non sono passate in sordina, Roberta e Alessandro risponderanno. Uomini e Donne è il programma sui sentimenti più amato d'Italia. Va in onda da oltre un ventennio e da quel momento l'interesse di telespettatori non è mai calato, segno tangibile del grande affetto che nutrono nei confronti dei protagonisti dello show. Nella stagione in corso i beniamini di molti sono stati senza dubbio Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. I due, che si erano conosciuti qualche tempo fa, sono stati lontani per circa un anno e mezzo poiché Alessandro era sentimentalmente legato ad Ida Platano. Quando la loro relazione è giunta al termine, il cavaliere partenopeo ha pensato di riavvicinarsi alla dama di casino. Roberta, seppur all'inizio fosse restia e avesse dei dubbi, si è rimessa in gioco, dandogli una possibilità. Ma la loro conoscenza, che sembrava essere idilliaca, ha subito una forte battuta d'arresto quando Alessandro ha dichiarato di nutrire un interesse anche per Cristina Tenuta. Alessandro ha deciso di frequentare Cristina poiché è spinto da una forte attrazione fisica nei suoi confronti ma ha poi compreso che non vi era tra loro compatibilità caratteriale. Ha dunque chiuso la frequentazione con la Tenuta ed ha fatto chiarezza dentro se stesso comprendendo di provare un sentimento per Roberta. La Di Padua seppur con molti dubbi si è lasciata trasportare dalle emozioni ed ha deciso di lasciare lo studio insieme a lui. Uomini e Donne, la profezia dell'ex dama si è avverata? In tanti infatti si sono accorti che, nonostante le liti e le incomprensioni, fossero entrambi molto presi l'una dall'altro. Su sollecitazione dunque dei presenti in studio hanno deciso di vivere la loro storia lontano dalle telecamere. L'uscita di scena di Roberta e Alessandro ha infuocato la rete e sono stati in tantissimi ad esprimere considerazioni personali a tal riguardo e non è passata in sordina la profezia di una ex dama, che ha partecipato a Uomini e Donne qualche anno fa trovando l'amore. Si tratta di Ursula, la bellissima ex dama molto seguita sui social che ha postato una in-stories nella quale ha risposto al commento di un utente su Roberta e Alessandro ed ha scritto, che devo dirti io penso che durino il tempo di una puntata di Verissimo insieme. Poi chissà. Ursula poi ha aggiunto, ed ecco qui. Le mie profezie si avverano sempre. E poi ci sarà la crisi, con una serie di emoji che ridono. L'ex dama si riferisce al fatto che presto Roberta e Alessandro saranno ospiti proprio nello studio di Verissimo e che parleranno dell'andamento della loro relazione a Silvia Toffanin, timoniera del talk. Almeno una parte della sua profezia si è avverata e Ursula ci ha scherzato sopra con fare ironico. Ma nonostante il tono goliardico, le sue dichiarazioni hanno sollevato un vero e proprio putiferio. I fan della neocoppia non hanno gradito il suo sarcasmo.